Siamo con Gustavo Vitali, la presentazione di un... Allora, ogni volta un artista quando scrive un libro si parla di ultima fatica. In questo caso parliamo della tua prima fatica, un lavoro Sì. che è sicuramente bello da leggere e anche fruibile. Ma guarda, sicuramente fatica è la parola giusta, perché mi è costato qualcosa come 8 anni e un mese di lavoro. E questo per le scelte che tutto sommato poi ho fatto io, cioè, diciamo che è causa del suo mal pianga se stesso, dico. Perché io ho scelto come argomento, siccome sono un grosso appassionato di storia e anche in piccola parte anche di letteratura gialla, ho scelto come argomento di ambientare questo giallo che è in Venezia nel 1605 con personaggi realmente vissuti ai tempi, cioè la storia, la trama del giallo è tutta inventata. Però i personaggi principali che si incontrano durante la trama sono realmente vissuti a quei tempi. È chiaro che a questo punto ho dovuto fare delle ricerche a partire dal protagonista, quindi Archivio di Stato di Venezia, Biblioteca Marciana e un mezzo metro cubo di libri che ho sulla scrivania, che mi sono dovuto leggere per contestualizzare esattamente il racconto in quell'anno. Il protagonista. Lì io mi sono voluto staccare dall'investigatore onnisciente che sa tutto, capisce tutto, spiega tutto, e ho creato un personaggio che all'inizio non è del tutto positivo, è un pasticcione che pretende di risolvere il giallo che inizia esattamente il 16 aprile 1605 quando viene trovato morto un nobile decaduto che si chiama Niccolò Duoro, realmente vissuto. Sarà morto di vecchiaia, immagino, per malattia, io lo faccio morire assassinato. E questo investigatore, che si chiama Francesco Barbarigo, è tutto sommato, io mi sono voluto staccare da questo prototipo dei Montalbano, dei Poitiers, dei Maigret, che sanno tutto, capiscono tutto, risolvono tutto, e ho creato un personaggio che al contrario naviga a casaccio, cerca di fare qualcosa, ma non è capace in realtà. Finché non incontrerà poi un alter ego, un suo comprimario, che lo indirizzerà per la strada giusta. Nel libro ho fatto tutto io, copertina completa. Allora, lo sfondo che tu vedi della copertina non è altro che il famoso documento, è la foto del famoso documento che ho trovato all'Archivio di Stato, e secondo il quale nell'agosto del 1605 un magistrato che si chiamava Francesco Barbarico era vivente perché, vivente perché firmava i verbali. Poi di questo Francesco Barbarigo io non ho trovato altre notizie. Cioè, se tu guardi, non so, bibliografia degli italiani, puoi andare a leggerti Zorzi, Preto, chi ti pare a te, però di questo Francesco Barbarigo non se ne parla assolutamente più. Allora io cosa ho fatto? Mi sono fatto dare la fotografia di questo documento che ho poi un po' manomesso per creare la copertina. Il Signore di Notte, il titolo, è frammezzato da una spada. Quella non è altro che una spada da lato del 1595, mi sembra, quindi più o meno una decina d'anni prima, quindi sicuramente utilizzata ancora ai primi del Seicento, che mi ha fornito un certo Fulvio Dalpin, che è un riproduttore di Pordenone, un paese in provincia di Pordenone, che è un riproduttore di armi antiche. E mi ha mandato ad alta definizione la foto di questa spada, che io penso che si è prestato gentilmente ad aiutarmi per creare questa copertina, e io ho, quindi unendo la spada, il titolo del libro e lo sfondo che hai visto, ho creato la copertina del libro. Ho deciso per una copertina semplice, per una copertina senza stronzoli e che evitasse la solita cartolina della Venezia, che ne so, del Tintoretto o del Tiziano, insomma.